Abbiamo avuto sia ovviamente l'organizzazione da parte dell'amministrazione come assessorato, ma anche diciamo, il rapporto con i commercianti e con i comitati di quartiere, che come sempre sono disponibili a collaborare con noi e darci una mano d'aiuto in quella che è la logistica e l'organizzazione. All'interno del calendario ci sono sia componenti ludico-ricreative, ma mi piace sottolineare che ci sono anche delle iniziative sociali che hanno a che vedere con gli anziani e quindi con la solidarietà. Abbiamo voluto anche quest'anno confermare gli appuntamenti importanti che riguardano i nostri anziani, sia per quanto riguarda il pranzo che è previsto per il 23 di dicembre e poi successivamente ci sarà lo spettacolo. No, prima il teatro, il 20 ci sarà lo spettacolo al Teatro Valdagro, sempre per gli anziani. Ci sono ovviamente anche le scuole coinvolte all'interno del calendario, infatti una prima parte del calendario è il frutto delle attività che fanno le scuole, del recital di Natale che faranno le scuole. Ci sono coinvolte ovviamente anche le altre associazioni che hanno sempre collaborato con noi e continuano a farlo. E quindi ci sono tutto 15 mattina. Dove siamo? Ragazzi speciali, sì, siamo il 15 mattina abbiamo fatto una bella collaborazione con la fattoria Val Giulì, che insieme all'amministrazione comunale darà la possibilità ai bambini disabili di poter fare un giro all'interno della fattoria. È una bella iniziativa che ci hanno proposto di fare e che noi abbiamo accolto in maniera positiva, perché darà la possibilità ai ragazzi disabili di poter trascorrere questa mattinata all'interno di questa fattoria, che peraltro ha numerosi animali, gli asinelli, gli faranno fare con gli asinelli, con le caprette, insomma gli consentiranno di stare a contatto con la natura, oltre a un'attività di pet therapy che loro fanno proprio per i ragazzi disabili. Questa è una bellissima iniziativa anche rispetto a quello che sono il calendario comunale. Ovviamente ci saranno le manifestazioni nelle chiese, quindi non solo manifestazioni di concertistiche, ma anche di teatro, mostre fotografiche e quant'altro. Sì, poi per il resto ora entri più magari tu nel dettaglio. Io volevo dire soltanto le ultime due cose, una che riguarda i due appuntamenti che sono diretti dall'amministrazione, sono il brindisi augurale che faremo l'1 gennaio con il sindaco della città metropolitana qua in piazza Municipio, e poi l'altro momento di confronto con la cittadinanza, che è il Caminetto della Verità. Anche questo è un appuntamento ormai consolidato da tanti anni, che ci consente di fare sempre una panoramica dei 6 mesi precedenti, proprio per confrontarci con la comunità. Per il resto mi taccio, perché sennò parlo sempre abbastanza, e lascio la parola ovviamente all'assessore Sigillo, che ringrazio per l'impegno profuso nella redazione di questo splendido calendario. Quest'anno ci sarà un'ulteriore novità, tempo permettendo, se non piove domani faremo la cerimonia di accensione dell'albero, che è prevista alle 18:19, se Dio vuole e se il tempo ci assiste, perché abbiamo voluto fare un albero di Natale quest'anno un po' più importante rispetto al passato. Anche però, più costoso. Ovviamente anche più costoso. Però la cosa che mi piace sottolineare è intanto che anche da un punto di vista ecologico, scelta che magari nel passato qualcuno aveva criticato, quest'albero è un albero che viene dal Trentino, è la ditta che ci ha dato questo albero, per prendere un albero nel Trentino è obbligato a piantarne altri 1000. Questa è una cosa importante, perché comunque da un punto di vista di tutela dell'ambiente
sicuramente da un fattore in più. Abbiamo voluto farlo anche perché le difficoltà economiche che giustamente subiscono i commercianti di crisi in generale comunque necessitano anche di dare a Santa Teresa qualcosa in più da un punto di vista sia di addobbi, ma dal punto di vista del sentire il Natale, del sentire il Natale, quindi considerata anche quella che è una vocazione turistica a cui noi da sempre aspiriamo e consideriamo quello che è un percorso di crescita che la comunità vuole e deve fare, abbiamo deciso di fare questo investimento diciamo in più per cercare di poter dare anche uno slancio maggiore e un tocco di Natale più incisivo proprio nella zona centrale, nella zona principale del paese. Ovviamente stiamo completando quelli che sono gli addobbi nelle varie piazze, ci sono coinvolte, non l'ho detto ma l'ho dato per scontato, anche le frazioni, con manifestazioni importanti anche nelle frazioni, sia a Misserio ma anche a Fautarì, dove quest'anno si farà il concerto di natalizio con la banda il 28 dicembre. Insomma, come sempre abbiamo cercato di tenere conto di un po' di tutto e di tenere in considerazione anche tutte quelle che sono le proposte che abbiamo avuto per fare un Natale impegnativo, importante, ma che possa allietare questo mese nel miglior modo possibile. Natale è un momento particolare perché giustamente è un momento che ci ricorda la famiglia e quindi organizzare delle manifestazioni che possano dare un po' di sollievo in questi momenti non è mai facile. Diciamo che abbiamo pensato un po' a tutti, sono 26 giorni di, esatti di spettacoli con 36 eventi, che non è un calendario di poco conto. I nostri capisaldi sono sempre quelli del 1 gennaio, del 5 gennaio e del 6 gennaio con la Befana, dove daremo i doni qui in Piazza Municipio o in caso contrario se piove al Solito in Palestra. Questi sono i nostri capisaldi che ogni anno rientrano nel nostro calendario, ma già ne ha parlato il sindaco. A me preme fare dei ringraziamenti perché per stilare un calendario di qualsiasi stagione è sempre difficile, quindi ringrazio i miei amici e compagni d'avventura sia della giunta che consiglieri comunali che mi hanno supportato per i vari quartieri e le varie frazioni. Qua ci sono Mariella, Mimma, Anna, il ragazzo non mi ricordo come si chiama, Santino Veri, Santino Veri, il re del Principato, i comitati di quartiere, qui c'è anche Patrizia che dà una grande mano soprattutto nel quartiere di Centro e Sacra Famiglia, i ragazzi del servizio civile, le associazioni che hanno collaborato, da il paese di Falte a Mare, Sigiria, all'Avis, non vorrei dimenticarne qualcuno, bene o male queste sono, i commercianti che quest'anno hanno avuto una marcia in più nel voler organizzare, si sono resi conto che comunque sì, devono darci una mano in tutto e per tutto se vogliono davvero fare la differenza. E poi naturalmente il mio compagno di viaggio che è Cosimo Triolo, che è responsabile del servizio, che fa tutte le carte e ci permette di poter arrivare pronti a qualsiasi tipo di manifestazione. C'è da dire che ci sono delle piccole novità, soprattutto sulle isole pedonali, perché mentre ogni anno le isole pedonali erano quasi fine a se stesso, nel senso si sapeva che si faceva quella al centro in Sacra Famiglia insieme, ma poi si perdeva quella che era una continuità commerciale da Urbano ad andare fino a quasi il Borgo, cioè c'era un pezzo dove non c'erano, quindi abbiamo pensato quest'anno di cambiare e fare Bucalo con Sacra Famiglia perché hanno una continuità commerciale, quindi da Zagami in poi c'è il Pescivendolo, c'è Grimaldi, comunque non c'è tutta una continuità commerciale in tutti e due i quartieri, e fare il centro da solo. Dopodiché il centro inizia da dove? Da Urbano? Il centro inizia da Urbano, quindi e finisce... da Urbano le macchine scendono, sì. Okay. Quindi non da via Landro, insomma, là sotto. No. Quindi da Urbano si fa quella a scendere, si cambia quella a scendere per quel giorno e fino alla Villa Ragno, comunque fino al Gambero più o meno. Detto questo, sono isole pedonali importanti anche perché con l'aiuto dei commercianti si è arrivati a un accordo dove anche loro stanno collaborando fattivamente prendendo delle attrazioni, quindi oltre noi che diamo
dove paghiamo tutta la SIAE, stiamo prendendo gli artisti di strada, stiamo prendendo i zampognari, comunque abbiamo una spesa ingente, anche loro dalla loro parte stanno contribuendo dando facendo degli spettacoli, quindi creando una compagnia Iopulares. La compagnia Iopulares, che sono i nostri artisti di strada, abbiamo contattato per queste isole pedonali, sono una compagnia che comunque sia opera in tutta Italia, quindi l'abbiamo avuto per la Notte Bianca e devo dire che hanno riscosso molto successo.